Da Radio Speranza va ora in onda APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Dentro di te mi sono visto anch'io, quando ero senza Dio, e così. Radio Speranza in Blu ed APG Time, carissimi radioascoltatori, vi danno il benvenuto a questo 51esimo momento insieme. Ecco, benvenuti a tutti. In questo 51esimo momento insieme sarà dedicato ad uno speciale 5 per 1000, riferito all'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. E che cos'è il 5 per 1000? Ecco, vorrei ribadirlo brevemente, magari tutti i radioascoltatori sapranno, però è meglio ribadirlo e quindi chiarirci. E il 5 per 1000 è una bella opportunità che lo Stato italiano offre ormai da tanti anni alle organizzazioni no profit e anche ai comuni rispetto a soldi utilizzati per il sociale. È una bella opportunità, dicevo, che i cittadini contribuenti che effettuano la dichiarazione dei redditi hanno di poter destinare una quota dell'IRPEF appunto alle organizzazioni no profit. Ecco, come fare? Basta indicare il codice fiscale dell'organizzazione prescelta e apporre appunto la firma sulla parte interessata. Ecco, oggi vivremo in questa puntata, in questo speciale, ascolteremo delle brevissime testimonianze di alcune persone, imprenditori, giovani, mamme impegnate al lavoro, mamme casalinghe, che già da tempo donano o pubblicizzano il 5 per 1000 per la comunità Papa Giovanni XXIII. Ecco, per chi potrà farlo è senz'altro una bella, ripeto, una bella opportunità, ma io darei la linea appunto alla regia per dare inizio proprio al primo blocco di testimonianze relativo a questo argomento. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicolò, sono di Montesilvano, ho 64 anni e da circa un anno sono pensionato. Volevo fare un semplice invito a tutti i radioascoltatori, cioè quello di versare il vostro 5 per 1000 alla comunità Giovanni XXIII di Don Oreste Bensi, un gesto semplice ma importantissimo per chi gestisce questa associazione, questa comunità, perché la loro finalità è quella di aiutare gli ultimi tra gli ultimi, facendo vivere nelle loro case famiglie, diciamo così, persone con gravi problemi. Quindi persone con handicap fisici e mentali, ragazze madri, ex detenuti, ex prostitute che vengono tolte dalla strada. Infatti tra le varie attività che svolgono anche hanno le loro unità di strada per cercare appunto di togliere le ragazze dalla schiavitù della prostituzione. Conosco diversi membri della comunità già da diversi anni e anche, diciamo così, alcune case famiglie da loro fondate, e so quando loro si prodigano e quando fanno per gli ultimi tra gli ultimi. Io e mia moglie e la mia famiglia abbiamo deciso già da diversi anni di donare il nostro 5 per 1000 e niente, quindi volevo rivolgere a tutti un invito. A voi non costa assolutamente nulla, basta andare dal vostro commercialista, dal vostro patronato o anche farlo indipendentemente e scegliere di donare questo 5 per 1000. Va bene? Un abbraccio a tutti e grazie. Ciao a tutti, sono Makita, ho 48 anni, sono una mamma, una moglie e vivo in provincia di Pescara. Già da alcuni anni dono il mio 5 per 1000 all'associazione Papa Giovanni XXIII perché ho avuto la fortuna di conoscere una famiglia dell'associazione. Ho constatato personalmente, ho toccato con mano
quali e quante sono le esigenze di una famiglia come questa che è aperta all'accoglienza del fratello a cui la vita ha negato un po' di amore per diversi motivi, una famiglia che è aperta alla cura, al sostentamento di persone fisicamente anche sfortunate. E ho visto quali sono le esigenze e quanto può essere importante anche un piccolo aiuto. La famiglia dell'associazione Papa Giovanni XXIII si veste dei bisogni di tutti i fratelli che richiedono cura, attenzione ed amore. E mi sono chiesta come potevo, in maniera molto semplice, partendo da una cosa molto elementare, aiutare le famiglie, le case famiglie come queste. E la cosa più semplice è stata quella di mettere la firma in sede di dichiarazione dei redditi per donare il mio 5 per 1000. Se è vero che il mare è fatto di tante goccioline, anche la mia doveva essere importante. Ho condiviso anche questa scelta con parenti ed amici e sono sempre più orgogliosa di averlo fatto. Un abbraccio a tutti. Sulle note di Street Life dell'ormai anziano trombettista statunitense Herb Alpert stiamo ascoltando, ricordiamo carissimi radioascoltatori, delle testimonianze di persone che hanno donato e che donano da anni il 5 per 1000 all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Abbiamo appena ascoltato la testimonianza di Nicolò, la testimonianza di Makita, mamma e moglie, e sentiremo un secondo blocco di testimonianze, quindi diamo subito di nuovo la linea alla regia. Ciao, sono Luca, sono originario della provincia di Pescara, lavoro in provincia di Treviso e anche io da quest'anno ho deciso di devolvere il 5 per 1000 all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII perché ho constatato nella mia regione il lavoro che fanno, il bene che fanno alle altre persone e quindi ho deciso di donare il 5 per 1000 perché loro sono meritevoli del mio supporto. Saluto tutti gli ascoltatori, sono Roberto, un imprenditore di Montesilvano. Volevo dare la mia testimonianza che anche io ho devoluto il mio 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi a favore dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, in quanto sono riconoscente per il loro impegno a favore dei disagiati di ogni genere, nello specifico nella zona di Pescara e di Chieti. Vi consiglio di fare altrettanto. Bravissimi, grazie. Ciao a tutti, sono Claudia, mamma e ingegnere, e da anni devolvo il mio 5 per 1000 all'Associazione Papa Giovanni XXIII. Perché da quando ho conosciuto la realtà delle loro case famiglia ho potuto vivere e toccare con mano il prezioso aiuto e contributo e supporto che ogni giorno danno a chi ha più bisogno di noi. Benissimo, ringraziamo anche Luca, Roberto e Claudia per le loro testimonianze. Io, carissimi radioascoltatori, non posso aggiungere poco. Ecco, avete ascoltato cinque diverse voci che hanno con la loro vita pubblicizzato, no, questo 5 per 1000. Io più che dirvi di venirci a trovare, di venire a trovare
le realtà della comunità Papa Giovanni XXIII non posso fare. Per rendervi conto e toccare con mano, no, la vita che viviamo, quello che facciamo, tra tanti sbagli, peccati, debolezze, perché in questo mondo, no, siamo tutti sulla stessa barca, ma vi posso assicurare che ci mettiamo il cuore. Ecco, che quel cuore che vuole essere sempre rivolto al nostro Dio, perché vuole cercare la vita vera, no? Come dico spesso, perché è l'unica cosa, la vita vera, che ci può portare alla vera gioia. Ecco, cari radioascoltatori, io vi do un grande arrivederci su APG Time, un abbraccio a tutti ed un grazie ad ognuno di voi in anticipo per chi vorrà donare il 5 per 1000, ma anche a chi non lo farà, perché la libertà è una grandissima cosa. Grazie e arrivederci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Non c'è fallimento.